E allora, buonasera a tutti, o buongiorno rispetto a quando guarderete il video. Sono Riccardo, sono musicista di Torino, sono 35 anni che suono l'organetto, da prima un po', insomma, facevo altro, poi invecchiando ho cominciato ad avere problemi a fare altro e quindi suono solo l'organetto. Insegno e intervengo in alcuni spettacoli di altri artisti e in alcuni altri gruppi, vari gruppi. E in questi giorni in cui siamo un po' tutti a casa, io sono lì che mi ripasso un po' di brani e ogni tanto mi vengono in mente dei brani che avevo un po' dimenticato. Io ho passato un po' di anni a suonare musica irlandese, senza particolare successo tra l'altro, però non è successo nel senso la mia riuscita in quello che sentivo io rispetto alla musica irlandese, che mi piaceva molto ascoltarla, ma non riuscivo tanto a riproporla come mi sembrava di sentirla dentro. E insieme al mio amico qua, il signor Magascini, che ha una bella sonorità, ci siamo guardati delle jigs che non so bene se siano tutte scozzesi, irlandesi, inglesi, non lo so. E poi me le cerco, vedo di rintracciare i nomi e ve li scrivo di sotto. Intanto jigs, dovrebbero essere quattro, se ce la faccio a ricordarmele tutte ve le suono. Perché mi capita anche quello, sì, e ok, Jinx. Thank you.
Il brano e che vi possiate divertire e che sia stato un momento di sollievo un po' per tutti, per voi che ascoltate, per me che ho suonato e che ascolto tante bellissime cose che stanno mettendo altri musicisti in linea, di cui purtroppo stiamo vivendo una situazione abbastanza assurda, non solo perché non stiamo lavorando, ma anche perché ci stiamo rendendo conto che nessuno ci considera, nel senso che nonostante l'impegno, la fatica, lo sforzo, lo studio e cercare di capire bene che così sia questo mondo della musica tradizionale con tutte le sue qualità particolari che vanno da regione a regione e stili particolari, insomma questo sforzo va buttato nello scarico dello Stato, perché non esistiamo, non siamo riconosciuti
non siamo considerati utili, artistici, non siamo considerati nulla. Questo è quanto. Quindi sostenete tutti quelli che amate, tutti quelli che desiderate, rivedere e vedrete che un giorno questo sarà ricambiato. E speriamo veramente in un futuro migliore. Ciao a tutti. Slante.